Belén Rodríguez continua ad essere la regina del gossip. È bastato il video di un bacio rubato tra la showgirl argentina e Lucas Angelotti per riaccendere i riflettori sulla vita privata dell'ex moglie di Stefano De Martino. Dopo il gossip sul presunto flirt con Lavezzi, Belén finisce nuovamente al centro del chiacchiericcio. Tuttavia, stavolta, a smentire ipotetici flirt e nuove storie d'amore non è la stessa showgirl, ma l'amico nonché giornalista del settimanale Chi, Gabriele Parpiglia. Nel rispondere alle domande dei followers su Instagram, a chi gli ha chiesto un parere sul bacio tra la Rodríguez e Lucas Angelotti, Parpiglia ha svelato che i due sono amici da 20 anni. Nessuna nuova storia d'amore all'orizzonte, dunque, per Belén che ha cominciato il nuovo anno all'insegna della spensieratezza e della serenità. Almeno per il momento, dunque, nel cuore di Belén, c'è ancora solo Santiago. Belén Rodríguez è al centro del gossip. Il ritorno di Belén Rodríguez in Italia si avvicina e con esso anche la fine del gossip oppure no? Al momento la fuga in Argentina in solitaria della bella showgirl è riuscita ad attirare l'attenzione e non solo per le foto in costume che ha pubblicato sui suoi social, con tanto di polemiche sull'uso di Photoshop alle quali ha risposto allegramente, ma anche per via della comitiva che ha frequentato. Al suo fianco c'erano amici più o meno noti, come il collega Martin Castrogiovanni, ma, soprattutto Ezequiel Lavezzi. I due non hanno mai, almeno in coppia, posato insieme per lasciare intendere l'inizio del flirt, ma quello che è vero è che hanno frequentato la stessa comitiva in queste lunghe vacanze argentine di Belén. La showgirl per la prima volta è single e si dedica a se stessa dopo aver passato anni da un uomo all'altro, ma se non fosse Lavezzi l'uomo che le ha fatto battere il cuore in questi giorni. Il gossip impazza e ci scappa, il bacio punto esclamativo punto proprio qualche ora fa, mentre il suo profilo social è rimasto immutato, la bella Belén è apparsa in un video di pochi secondi al fianco di Lucas Angelotti, amico di Lavezzi e compagno di serate e vacanze. Qui il dubbio sorge spontaneo, la loro complicità è dovuta a questo o davvero tra i due c'è qualcosa di più alla faccia del campione e del gossip? In un piccolo video lui le chiede qual è stata la parte migliore di questa vacanza e lei sembra dire che sia stata proprio lui. Le cose si complicano quando lui le chiede un bacio e poi si avvicina per darglielo, ma lei si tira indietro sorridendo e spegnendo poi la telecamera. I fan sono sicuri che si tratta solo di un piccolo scherzetto fatto per gioco durante una serata tra amici e che addirittura Lucas sia gay, ma è davvero questa la spiegazione o mentre tutti pensavano a Lavezzi, Belén era in realtà in compagnia di un altro? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.